Radio 24, il Sole 24 Ore. E polemiche sulla legittima difesa a parte, il tema della sicurezza resta centrale per i pubblici esercizi, ci dice Lino Stoppani, presidente di FIPE, la federazione che li raccoglie. Sentiamo. Inammissibile, insomma, che gente che lavora dalla mattina alla sera, che fa fatica, magari con dei ritorni economici modesti, come sono attività di pubblico esercizio, che sono anche un presidio sociale nelle nostre città, insomma, siano oggetto sistematico, continuo di atti di criminalità come quello che è successo a Budi, insomma. E qui a noi non piace assegnare colpe o scaricare responsabilità, però evidentemente c'è un problema di sicurezza, che tocca forse il presidio del territorio, che tocca forse gli aspetti di prevenzione, tocca anche gli aspetti di giustizia, c'è bisogno di qualche intervento normativo che dia sicurezza anche a chi è chiamato ad operare per prevenire questi fenomeni. Intervento normativo anche in termini di modifica delle norme sulla legittima difesa, secondo lei? È chiaro che c'è qualche debolezza che va ripianata, perché, ripeto, è sconfortante vedere la facilità e anche l'impunità con la quale poi succedono queste cose, che si finiscono poi e si esauriscono con qualche dichiarazione di cordoglio e vicinanza alla famiglia, lasciando poi irrisolto il vero problema, che è un problema di sicurezza che va gestito anche dando alle forze dell'ordine quelli che sono tutti gli strumenti per prevenire e anticipare queste situazioni, insomma, ci sono. Restiamo sulla cronaca, un altro caso.